spalle c'è la colonia di voto, un'ex colonia fascista. Correte? State giocando? Minchia. In un punto dove ci rispondono tanto quel... Qua. Lasciamo questa videocamera qua e noi intanto giriamo e vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. Appena l'hai detto! Sì. Sei qui? Mi fai capire dove sei, per favore? Allora, ragazzi, situazione che è quasi maggio e sembra di essere in pieno autunno, novembre, dicembre, che oltre ad essere freddo e umido, nebbia e pioggerellina. Quindi c'è l'atmosfera più creepy di così e tra l'altro ci fa pure sudare nell'arrivare a questo posto. Ce lo fa sudare. Non so quanto manca ancora perché boh. Siamo nel bosco, raga. Ragazzi, siamo praticamente quasi arrivati. Che qua ci sarebbe un vecchio cancello, probabilmente l'ingresso per la colonia. Siamo totalmente immersi nel bosco, nel verde. Raga, siamo quasi arrivati. Camminata super immensa. Comunque raga, siamo arrivati. Eccolo là, il mostro. Ragazzi, siamo arrivati di fronte la colonia di Vota, ex colonia d'epoca fascista. Ed eccola qua. Eccoci qui, ragazzi. Ex colonia Antonio de Vota. Bella a tutti ragazzi e benvenuti finalmente a un nuovo video del TP. Ragazzi, siamo alle spalle, cioè siamo di fronte e alle mie spalle c'è la colonia di Voto, un'ex colonia fascista, quindi molto antica. Ma non sono solo, perché con me c'è Edoardo di Paranormal Life con il suo collaboratore e Sabrina Golino, che a quest'oggi è anche con noi. Siamo carichi per indagare all'interno di questa struttura molto creepy. Direi, è già abbastanza creepy adesso con la luce, figuriamoci col buio. Freddo. Fa un freddo cane. Molto. E vediamo cosa ci aspetterà, perché è un luogo per noi nuovo. E vediamo, insomma, di fare una bella indagine. Ragazzi, preparatevi. Notare la neve, ragazzi, fa un freddo allucinante. Esatto. Carichi. Mi chiamo Francesco Mascioli e sono un esploratore del paranormale. Fammi sentire la tua sofferenza in qualche modo. Nel lontano 2018 do vita al TPE, un gruppo di investigatori del paranormale, il quale il nostro scopo è di catturare strani fenomeni inspiegabili. Guarda, sono le ragazze! Spinto da questa grande passione, giro per tutta Italia, alla ricerca di luoghi abbandonati e infestati, su cui svolgere indagini paranormali. Ho visto passare una sfera luminosa in alto. Che cosa c'è dopo la morte? Per scoprirlo, venite con me. Adesso faccio il check, azione. Ok raga, lasciamo questa videocamera qua e noi intanto giriamo e vediamo se riusciamo a prendere qualcosa. Avete sentito? Sì. Sì. No. Era un colpo di tosse? Sì. Ah. Ok ragazzi, adesso iniziamo l'indagine. Siamo tutti attrezzati gli strumenti, le videocamere.
Siamo esattamente all'ingresso della colonia, lì come vedete ho piazzato la nostra videocamera e direi che adesso possiamo iniziare ufficialmente questa incredibile indagine in questo luogo totalmente creepy e enorme. Quindi ragazzi, spolliciatevi questo video perché stiamo facendo l'impossibile per voi. C'è qualcuno qui? Poco fa abbiamo sentito tossire. Vi faccio un rumore? C'è qualche bambino che vorrebbe giocare con noi? Siamo ragazzi giovani, siamo... Boh, apri il lato, l'ho visto. Sì. Siamo coetanei, diciamo, tra virgolette. Non siamo più bambini, però siamo comunque ragazzi, giovani. C'è qualcuno qui? C'è un silenzio assordante. Fatemi il silenzio, mi calmo. Questo era un passo. Non era una goccia, questo era un passo. Era... Sei qui? Mi fai capire dove sei, per favore? Cos'è? Che cazzo è adesso scivolo io qui davanti? Esatto, non ci voglio. Ti va di giocare al nascondino? Cos'è? Cos'hai sentito? Ho sentito una voce. No, io sento una voce qui. Voce, no. No. No? Cosa hai sentito? Essere che l'hai sentito tu. No, io sento un rumore in fondo. Se ti avvicini si illumina. Questo ci fa capire che ci sei. Che ci senti. Ma porca puttana, che cos'è camminare veloce? Questo è quello che sta camminando. Sì. Porca troia. Cioè si capisce, non sono gocce, no. Cioè le gocce... No. È come se camminasse su sì. Calcinaccio, su delle travi di legno, tipo. Ma è sopra, secondo me. C'è qualcuno? Questo è camminato. Vi fate sentire? Comunque è fonte di energia. È la natura stessa, siamo circondati, sì, siamo in un bosco. Siamo, ragazzi, siamo totalmente immersi nel bosco, in questa colonia. Abbandonato, molto creepy. Le energie sono molto più... Sono molto più amplificate le energie. Sì. K2, ragazzi. Ovviamente ricordiamo sempre che tutti abbiamo il telefonino offline. Esatto. Che non fa interferenze. Sei qui. Non avere paura di noi. Non devi avere paura. Perché ricordiamo, ragazzi, che comunque queste colonne... Sto per dire che queste colonie sono state usate anche durante la seconda guerra mondiale come nascondigli o comunque punti strategici per la guerra. Magari per i partigiani. Sia dai partigiani, sia anche probabilmente da fascisti e nazisti. Ah, per adesso sta iniziando, devo dire, benino l'indagine. Sì, dai, comunque ci sono state indagini dove il K2 praticamente neanche mai si è eliminato. Esatto. Promette bene, speriamo di rivisitare qualcosa di interessante, ragazzi. Seguite, iscrivetevi al canale. Mettete like e commentate questo video, ragazzi. Pensazioni di quella? No, di là erano più forti che di qua, secondo me. L'altra ala? Sì. Io proprio proverei a salire. Salire? Sì. Vai. Andiamo. Saliamo dietro, entra qua e poi andiamo in fondo, sì. Va bene, no? Secondo qua. Vi abbiamo messo uno strumento lì per terra. Se ti avvicini si illumina. Questo ci aiuta a capire che c'è qualcuno. Puoi avvicinarti, per favore? Mi sembrava sentire un tipo un respiro, forse là. Non l'ho sentito. Comunque siamo in luna calante. Luna calante? Sì. Ah, ok. Quindi questa cosa è vantaggiosa. È a vantaggio? Sì. Perché prima si caricano durante la luna crescente e poi
la rilasciano durante la luna. Come si dice? Cioè nel senso. Okay. Luna calante sì, le energie si manifestano di più. Cioè, luna piena e luna calante. Ok. Ma di là ancora. Tim, veloci per tutti come se stessero correndo. Correte? State giocando? Vedi, guarda caso si illumina quando si dice qualcosa di sensato. Aspetta, non è che corrono e poi tornano indietro quello di là? Quello che ha sentito il rumore di là? State giocando? Correndo? Si sta allungando il K2, ragazzi. Rumori. Per favore, K2. Avvicinati. Se vi va di giocare, bussate 3 colpi a una porta. Ora. Porca miseria. Ma questi erano colpi decisi, eh? Sì. Questi erano proprio ta. 4-5 volte, non 4-5 volte, sì. Era un battere sul muro. Secondo me sulle scale. Sulla porta. Sulle scale, secondo me. Sulle scale? Se batto 3 volte, vediamo se risponde. Prova. Proviamo. Sono messo sulle scale, perché prima quando mi sono girato via solo, mi sembrava di aver sentito una risata. Minchia. Ma raga, stanno rispondendo di brutto, eh. Stanno rispondendo di brutto, rumore e poi si è illuminato. Sì, attira la parte. Sì, attira. Decisamente interessantissima questa edizione di indagine. Beh, siamo solo all'inizio, raga, cioè. Già si sono presi un po' di modi, eh. Sì. Tra l'altro, quando voi eravate qua, che io stavo arrivando, mi sono girato, mi è sembrato che l'avessi detto tipo una risata femminile, tipo una bambina. Femminile? Sì. Aspetta, provare. Appoggio un attimo il K2 sulla scala che provo a fare una domanda. Ti piacerebbe giocare con noi? No, ragazzi, assurdo. Domande chiare così ci rispondono. Sì. Ho i brividi. Vogliono cenare con noi? Bambino. Io sono molto contento del fatto che prima che arrivaste voi mi hai sentito uno stuccio e l'ho sto verso qua fuori. Infatti ho detto figo, meno male che la luce si sta leggermente. Anche hai sentito? No, questo era un verso proprio. Questo è un verso. Della bambina? Bambina? Bambina. Dove? Sarà una voce femminile, eh? O bambino molto piccolo. Però io l'ho sentito di là. Poteva essere che veniva anche da giù. Oh, sembra quasi che arrivano, lo toccano e scappano. Vuoi che saliamo su? Proviamo a salire o... Salire? Allora, lì è illuminato, proviamo. Va. Cos'è? Sembrava una voce. No, madonna. Questo è l'uccello. Porca miseria. L'uccello da destra è un tosso però. Ti ripeto, se non male che l'abbiamo sentito più sì, sinistra. Sì, sì. Sta giù dalla mani. Collo. Prima risposta, sì. Non rispondi, l'uccello. Ehi! Ciao! Aspetto la telecamera. Ti aspetto la telecamera. Stavo registrando, adesso non sta più registrando. Tu sei rec? Io sì, sono rec. Tu? Ora sono di rec una volta. Ragazzi, mi ha spento la telecamera. Cioè, mi ha spento, si è staccata la registrazione. C'è qualcuno? Che cazzo? Ehi!
Sei ancora qui? Lo sai che sei morto? Sembrava una minaccia. Infatti. Da che? Minaccia in che senso? Sì, se lo sai che sei morto, sei la persona viva, sei la persona che minaccia. Lo sbox lo troverei in un punto dove ci risponde tanto quel... Qua. Palese ha risposto, ragazzi, vuole parlare qua. Adesso. Ok ragazzi, abbiamo acceso adesso il portal con l'Ecovox. Siamo a terzo, secondo piano, adesso non mi ricordo bene. Secondo. Puoi dirci il tuo nome? Questa struttura è usata anche come recupero di tossicodipendenti. Sì, come ricovero, sì. Come ricovero, quindi... Stai per morire? Magari, hai detto? Stai soffrendo? Quanti anni hai? Quanti anni hai? 7. 17. 7 o 17? Sì, 7 o 17. Ma sei morto qui? Sì. Sì. Parti. Arriva Papi, cosa ha detto? Hanno fatto dei rituali satanici all'interno di questa struttura? Sì. Ecco. Nella chiesa? Buonasera. Io capito. È arrivato. Buonasera. Qualcuno è arrivato. Ha detto Lucifero c'è qui? Sì. Si nasconde il male all'interno? Perché non vieni su? Chiudi la bocca. Di sopra. No? Ci sono delle anime intrappolate qui dentro. Guarda come la strumentazione in questo momento non la stanno minimamente calcolando. Vero. Una volta che hanno avuto voce hanno smesso di farli illuminare. Riuscite ancora a far brillare gli strumenti? Possiamo parlare con... Satanista, guarda. Possiamo parlare con i bambini? Vi vuole sopra? Ha detto vi vuole sopra? Chi ci vuole sopra? Ci dici il nome di chi vuoi che vada sopra? L'ha detto. A me sembrava che avesse detto Sabrina. L'ha detto. Sabrina. Sabrina, vuoi che vada di sopra? Ma c'è un bambino di sopra? Mauro? Paolo? Non ho capito. Ha preso una piega aspettata, non so... Devo dire che non pensavo ci fosse così tanta attività, eh? Eravamo partiti in un modo o stiamo finendo totalmente in un altro? Come ti chiami? Enrico. Enrico Guido. Quanti anni hai? Sono tante energie residuali comunque. Sì, sono. Rimango qui. Ma ci state capendo? State parlando con noi? Taci. Sai che adesso mi sento più. Taci, ha detto. C'è qualcosa che a voi non vi piace di questo posto? Lo vuole suo ancora? Io ho capito, prima che ha detto così, ho capito. Proprio il nome e cognome suo. Ti sto simpatico? Sì.
Questo non è la stessa città di prima. No, è il terzo. Dobbiamo andare in chiesa? Ragazzi, spolliciate questa incredibile indagine. E commentate. Dobbiamo andare in chiesa. Ma come brillano, ma come brillano. Porca puttana. Porca dio. Io anche sto tremando. Dobbiamo andare in chiesa, quindi? Sì? Sì. Siamo comunque totalmente al buio, ragazzi. Sì, sì, non so. Cioè, stiamo venendo lì, sto venendo solamente da, esatto, dalla videocamera, anche qui, anche Giovanni. Sì, sì, siamo completamente al buio qui. L'atmosfera è diversa, eh? Sì. Ci devi dire il tuo nome, però. Mi sento un po' strano dietro di me. Tu puoi vedermi, cosa hai detto? Noi non possiamo vederti. La voce. Ho sentito una voce, eh. Una voce, raga. Eri tu? Ehi! Sì, sì. Sì. Eri tu che hai parlato poco fa? A dopo. Auguri, Adele. Auguri, Adele. Auguri di cosa? Auguri. Ragazzi, sessione intensissima. Risposte, penso, molto chiare. Siamo totalmente al buio. Abbiamo chiuso il petto adesso, non vedo un cazzo. Dove è tipo mezzo fatto. Direi che adesso possiamo continuare l'indagine.